a tutti, bentornati, benvenuti in un nuovo video. Come sappiamo tutti dal periodo siamo in quarantena. Purtroppo questo periodo sembra solo prolungarsi dato che la gente non segue quello che gli viene detto, cioè rimanere a casa. E proprio per questo ho deciso di fare questo video, cioè vi mostro una mia giornata tipo a casa, magari vi do qualche spunto su cosa fare, come passare il tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Spero vi possa essere utile. PS, io sono molto fortunata perché ho la casa col giardino, ho i cani e quindi gran parte del tempo, ad essere onesta, lo passo fuori, però fuori rimanendo a casa mia, è sempre inteso. Questo per intenderci, noi abbiamo il giardinetto sopra e quella parte sotto. Quindi questo mi aiuta sicuramente. Comunque, giornata tipo, io oggi mi sono alzata relativamente presto rispetto al solito, però mi sono alzata. Poi porto giù il cane a fare i bisognini, eccetera, faccio colazione e stamattina mi sono vista un film, in particolar modo The Amazing Spider-Man. Bellissimo. Adesso invece cosa faccio? Cosa che consiglio di fare a tutti se di solito usate la scusa non ho tempo per lavare i pennelli, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il momento. Quindi io prendo le mie cuffiette, le mie AirPods, eccole qua. Prendo il telefono, prendo le cuffiette e vado in bagno a lavarmi i pennelli. Qui abbiamo Gwenda, qui abbiamo Amarok che mi ha sporcato tutto il copriletto con l'ossettino, è vero? E adesso gioca col suo. Che cos'è questo? Un polipino? Vuoi giocare col polipino? Vai, 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 prendilo, prendilo, prendilo. Bravissimo! Quindi cuffiette, musica e lavo i pennelli. Ne ho da lavare in realtà un bel po'. Piccolo trucchetto che è praticamente la cosa più economica e veloce che potete trovare per lavare i pennelli. A parte, vabbè, se lavorate make-up artist anch'io, poi quando li devo lavare velocemente, magari faccio una persona dietro l'altra, mi porto sempre dietro la benzina rettificata. Io mi trovo meglio, la compro in farmacia, costa un pochino, però la trovo migliore rispetto all'Avio, perché l'Avio vedo che tende proprio a rovinare le setoline del pennello, invece la benzina pulisce bene e non le rovina, anche a lungo andare. Comunque questi poi sono scuole di pensiero, esperienze diverse, ognuno si trova bene come si trova. Comunque vi consiglio, se avete pochi pennelli, li dovete lavare velocemente, sapone di Marsiglia. Adesso la mia saponetta è un po' consumata, comunque finisco questa e ho la scorta di quelle nuove. Ed è davvero la cosa più semplice, poi li lasciate asciugare una notte e via. La saponetta a me piace metterla sul bordo del lavandino, in questo caso faccio così e via. Se lo mettete nel lavandino si consuma la saponettina. Acqua a filo, non calda, non fredda, una via di mezzo. Bagno le setole del pennello e con movimenti circolari mi vado a pulire le setole. Poi mi piace anche lavorarmelo un po', vedete, con le dita. Abbiamo il nostro pennello pulito che poi vado ad asciugare. Fate attenzione se avete le setole, quello del pennello da sfumatura. Dopo vi faccio vedere un trucchetto. Ora passiamo al consiglio. Una volta che ho appunto lavato tutti i pennelli, se avete uno di questi, vedete, a sfumatura, che comunque ha le setole ampie e si possono distorcere, rovinare, consiglio, prendete un segmento di carta igienica e andate a arrotolare bene le setole rimettendole in posizione. In questo modo il pennello si va ad asciugare senza rovinare la forma del pennello. Lo faccio su tutti quelli appunto che vedo che magari si aprono un pochino, hanno questa tendenza, anche i pennelli grandi. Quindi questo è un tips, ma che vi sarà super 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 utile. Detto questo, adesso mi faccio una coda perché questi capelli si possono guardare e facciamo un po' di skincare, perché un'altra cosa di cui diciamo sempre non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo è la skincare, ma è iper iper importante, non finirò mai di ripetervelo. Anche se non usciamo di casa, comunque abbiamo sempre polverina, sostanzine sul viso che dobbiamo rimuovere. E quindi adesso abbiamo tutto il tempo, non ci sono più scuse. A velocissima skincare con i miei prodotti preferiti di Oreo. Tra l'altro trovate tutte le informazioni nell'info box se poi vi interessa sapere qualcosina in più sui dispositivi. Prima di tutto mi inumidisco il viso e con uno dei miei detergenti preferiti, che è questo. Mamma mia, senza occhiali sono ciecata. Questo qui dell'Origins. Passo il mio Luna 3 nella parte della detersione, non del massaggino. Quindi inumidisco un pochino il viso con l'acqua. A me spesso piace mettere il detergente proprio sulla mano. Vedete, lo applico già un po'. Accendo il dispositivo e sono pronta. Questo qua ci mettete proprio zero e mi raccomando, fatelo sempre, pulitevi bene la pelle. Ok, finita la mia detersione, spengo il dispositivo, tengo premuto dietro, si spegne. Questo dopo lo vado a sciacquare. Sciacquo il viso e passiamo alla maschera. Oggi vado a usare una delle nuove maschere dell'UFO, sempre appunto di Foreo, che è il Manuka Honey, che è una maschera rivitalizzante per pelle stanca e che la lascia appunto liscia come la seta c'è scritto. Tra l'altro è super semplice da montare, avete
aprite questa, il dispositivo si toglie l'anellino trasparente, aprite la maschera, vi troverete una sorta di pad imbevuto, eccolo qui, lo si posiziona sul dispositivo con la linguetta qua nello spazietto. Vi faccio vedere tutti i passaggi perché me lo chiedete molto spesso, in realtà è veramente semplicissimo. Riposiziono l'anello, spingo, abbiamo la nostra maschera, aziono anche questo, sempre col doppio clic. Questo c'ha un odore, ragazzi, mamma mia, non mi sento la pelle liscia come il culetto di un bambino. Una volta finito, smonto anche qui tutto, lavo i pezzi, massaggio quello che mi rimane sul viso e poi sono pronta. Qui percepisco dei ragazzi che stanno giocando. Ragazzi! No, eccola, eccola! Si è girata! Detto ciò, cambiamo pettinatura ogni quarto d'ora ormai. Adesso, altra cosa di cui io avevo già prima la passione, adesso pensate, stando a casa, quante cose posso fare in cucina. Io adoro cucinare, è una passione che ho da sempre, mi rilassa tantissimo. So che ci sono persone a cui invece stressa da morire, invece appunto sono fortunata, mi piace tantissimo. E infatti, vabbè, questi giorni ho sfornato cose su cose. Se volete vi lascio nella scheda info un video che ho registrato con tutte le ricettine che sto facendo, però in versione light, in quel video lì. Anche oggi in realtà ci teniamo abbastanza light, per metà, diciamo così. Stamattina mentre guardavo il film ho messo i peperoni nel forno, così riesco a sbucciarli meglio. Poi appunto li ho messi in una bustina, adesso li vado a pelare, perché voglio fare una cosa che io adoro, ne mangerei quintali su quintali, che è il couscous con peperoni e broccoli e ceci. Scusate, mi scordo sempre ceci, ma sono fondamentali. Quindi un'alternativa veg, praticamente vi faccio quasi tutte ricette veg, ma questo è quello che mangio. E sempre nel mentre, o musica, oppure ho visto The Amazing Spider-Man, adesso vi metto il secondo film. Così nel mentre che sbuccio, che faccio, unisco l'utile col dilettevole e mentre cucino mi guardo anche il film. Anche mia madre si è data alla cucina, ha fatto la besciamella sia per la lasagna sia per una cosa che devo fare io, infatti ne ho presa un pochino qua. Qui sta facendo il ragù e poi, come potete sentire, non manca mai la musica a casa mia e il casino in cucina. Quindi abbiamo messo Alexa mentre pulisce. Qui invece io ho lessato i broccolini, questo qua è il broccolo siciliano che personalmente è il mio preferito. Eccoci qua, film, la mia ciotola per sbucciare i peperoni, guantini e via. Così per la prossima mezz'ora. Torta rustica in preparazione, sto utilizzando, se vi interessa, la sfoglia questa qui brisée. Mi piace di più fare le torte rustiche con questa. Qui c'è la besciamella, la mozzarella. Sto cuocendo le zucchine con un sacco di cipolla, come piace a me. Invece per il couscous è tutto pronto. Devo soltanto poi assemblare e cuocere il couscous, ma ci vogliono 3 minuti di numero, quindi lo faccio dopo. E qui continua il film, lui ragazzi è un figo. Mi piace da impazzire. Che dite ragazzi, promossa? Adesso questa va in forno, circa 180 gradi, vediamo un attimo. È tipo buonissima, sembra, con le mie cose preferite, pasta a sfoglia, zucchine, parmigiano, mozzarella. Qui c'è di nuovo il piccolo Ami. Ciao amore, che hai fatto? Tu sei stato tutto il tempo in giardino? Diglielo, mentre Gwenda dorme qua. Mia madre invece, come potete sentire, si è data le pulizie. Casa mai stata così pulita, ragazzi. Sicuramente quello è un altro trucchetto. Io adesso non vivo da sola, fa tutto lei. Anzi, io lo lascio fare a lei perché almeno fa qualcosa, no? Giustamente. E pulisce la qualunque, sostanzialmente. Ami adesso credo che va a fare una ninna perché la vedo bello provatino. Guardate la faccia. Stiamo morendo di sonno, mamma mia. Eccolo qua, badiglione. Io continuo a cucinare, continuo a vedere il mio film. Poi spero pranzeremo perché ho una fame. Couscous messo nella padella. Tra l'altro vi consiglio di aggiungerci queste spezie qui. Intanto mia madre ha finito con l'aspirapolvere. O se le trovate, queste sono le mie preferite. In questo caso ho travasato queste qui nel barattolino, così faccio prima. E le metto a crudo così non diventano troppo amare e lasciano quel sapore proprio di couscous. Dopodiché ci metto i ceci. Spero si riescano a leggere la miscela di ingredienti. Adesso mi è arrivato un pacchetto. In teoria dicono di stare attenti anche con gli oggetti, le cose che provengono da esterno, che hanno toccato più persone. Quindi, vabbè, dopo mi laverò le mani, igienizzanti, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque ho preso un pacchetto da Amazon Pantry, che se non sapete cos'è,
praticamente è questa scatola che voi riempite con più cose. Infatti mi sembra ci sia un tetto minimo di ordine, detersivi, shampoo, cose alimentari. C'è davvero un sacco di roba. In realtà è la prima volta che faccio la box perché non potendo uscire mi servivano, vedete, proprio delle cosine. Rapidissima occhiata, è solo cose di prima necessità. Cheat. No, dai, uno sfizietto. E ho anche questo pacchettino di ASOS con delle cosine. Questo invece devo fare un reso, ma giustamente le poste sono chiuse, quindi non so bene come fare, ho pacchi ovunque. Detto ciò, adesso continuo un po' a essere spaparanzata per finirmi il film. Altro step super importante, non so voi, ma più sto a casa e più giustamente faccio casino, o comunque ci sono cose sparse per la mia camera. Io parlo della mia camera, che è l'unico ambiente che posso, tra virgolette, controllare autonomamente. Quindi volevo, diciamo, mettere un pochino a posto, e sicuramente una cosa che starete facendo tantissimo anche voi. Vedo gente rivoluzionare casa, fare dei stupendi DIY, quadretti, cose. Quindi sbizzarritevi proprio. Come vedete, io qua sopra ho un qualcosa di indefinito, non saprei neanche come descrivere questa scena. Poi abbiamo il letto pieno dei giochini di Amarok, che vabbè, però almeno questi già posso cominciarli a rimetterli a posto. Ok, più o meno. Qui c'è, boh, non so neanche qui come definirlo. E poi abbiamo la collection. Ragazzi, qui equivale al sentirsi male, quindi cercherò di mettere a posto almeno qualcosina. Allora, diciamo che qua sopra più o meno è sistemato, anche se a voi non sembra sistemato. Questo è il pezzo incriminato che invece deve essere ancora messo a posto e che non so se metterò mai a posto perché non ho proprio spazio all'interno dei cassetti, cioè è tutto semplicemente ammassato nel vero senso della parola, cioè io cerco di riempire ogni minimo buchino con le cose, quindi insomma per intenderci. Anche qui la situazione è migliorata, ho liberato tutto qua sopra, ho messo a posto i minis di Harry Potter, lì c'è la mia statuina di Sailor Mars, ho messo a posto i pennelli che avevo lavato, ho messo anche a posto i Funko Pop che avevo da mettere a posto, mi è rimasta solo questa colonna che sono comunque le cose nuove di make-up che mi sono arrivate e che devo far vedere, quindi non le posso spostare da qui altrimenti mi scordo, poi se le unisco alle altre cose. Ora è il momento della pulizia agli occhi di Ami. I chihuahua, potete sapere che lacrimano tantissimo. Invece tipo Gwenda, glieli pulisco molto molto meno. Lui almeno una se non 2 volte al giorno. E mi sto trovando benissimo con questi, perché sono già dei pad di Garza bagnati, quindi sono delicati. E niente, io li prendo su Amazon o su Zooplus, tipo 5 euro 100 pezzi, secondo me, insomma, vale la pena. Quindi prendo un dischetto. Prendo il dischetto, lui è bravissimo e si fa fare tutto, vero? Bravo, amore! Anche questa è andata, ragazzi. Allora, si è fatto buio. Abbiamo già cenato in realtà, ma non vi ho fatto vedere nulla. Però ho preparato il curry di pollo, buonissimo. Se mi andate a seguire su Instagram trovate la ricettina poi nelle stories in evidenza. E adesso stavo mettendo a posto i miei Funko Pop perché praticamente ogni tanto faccio una cernita, perché stanno diventando tantissimi. Io ne ho circa 200 tra questi qua in bella vista. Praticamente hanno preso ogni piccolo spazio, altri sono là dietro. Quindi mi sono arrivati un po' di novità, tipo questa qui da Amp, stupenda. Questa è tutta la mia parete Harry Potter e lì sopra ci sono i 3 di Animali Fantastici, gli unici 3 che poi mi interessano, che alla fine ho ottenuto perché ne ho tolti tantissimi. Quindi adesso devo trovare dove mettere Ninfadora. Tra l'altro prima o poi vi registrerò un update perché qui ho messo poi tutti i movie moments, i rights, eccetera. Sempre lì curiosino, stai? Hai sonno, mamma mia. Poi mi sono arrivate queste 2 della Disney. Questa è la mia parete Disney, che però è completo, meglio strò uno spazietto lì sopra. E devo decidere cosa e se devo togliere soprattutto qualcosina. Vi poggio un attimino qua. Comunque, in ogni caso, stasera, come ogni lunedì e martedì, su Italia 1 stanno facendo tutti i film di Harry Potter. Hanno fatto i primi 2 settimana scorsa. Oggi e lunedì faranno Il prigioniero di Azkaban, che è stupendo. E domani il mio preferito, che è Il calice di fuoco. Quindi oggi sono super, super, super contenta. Tra l'altro, volevo dirvi che vi metto nella scheda informazione la playlist dei film e
delle serie TV che vi consiglio, così se non sapete cosa guardare, volete delle nuove idee, eccetera, trovate tutto lì. Stessa cosa sempre nelle stories in evidenza sul mio profilo Instagram, quindi trovate tutto nell'info box, il link per andare sul profilo, così non vi lascio da soli e avete qualche titolo, almeno tra quelli che poi piacciono a me, tantissimi me li sarò dimenticati, ho scritto quelli che mi sono ricordata. Quindi stasera abbiamo anche il film e la nostra giornata è caput finita. Piccola pausa dal film, oggi mi sono dilettata anche a fare questo dolce che sta diventando uno dei miei preferiti, pan di mele. Adoro tantissimo la cannella e le mele insieme, quindi ogni volta mi cimento. Ne prendiamo una fettina, buonissimo. Ecco Harry Potter in riproduzione, adoro tantissimo. Come previsto mia madre è bella che è andata, ma si è svegliata. Ed eccoci qua. Ok, film ufficialmente finito, mi godo ancora qualche minuto di libertà, anche se è rinfrescato tantissimo. E poi vado a dormire perché sono cotta, ragazzi. Non so voi, anzi scrivetemi poi nei commenti cosa fate durante queste giornate chiuse in casa, ma io, non lo so, faccio più cose di prima. Strano ma vero, quindi ok. Detto ciò, spero questo video vi sia piaciuto. Appunto vi aspetto nei commenti. Se vi è piaciuto, come sempre, pollicino in su, iscrivetevi se ancora non lo siete e ci vediamo presto. Ciao!